squadra di Paolo Zanetti, pronto a fischiare Fabri, lo fa adesso diventare campionato, è iniziata soprattutto. Ma la stai sentendo tu? Mm-hmm. No, la partita la senti, mm-hmm, cioè non come audio, Mm-hmm. Oh, oh, oh! Grande Piazza! Ken, Piazza Ken, che gioca ancora Ken, con noi! Ma se Ken, Ken è impazzito, Ken, sente! E secondo! Oh, bellissimo! Era bellissimo! Mi sembrava... È stato bravo, è stato bravo. Bravo, bravo, bravo! Ma bravo soprattutto Piazza a lanciarlo! Sì, sì, sì. Si vede che vuole riconquistarsi il posto, eh? Guarda che palla di prima. Bella. Rabiot, prova ad andare. Rabiot, 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 cavalca. Rabiot, 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 che sprint. Pallone per Kostic che col destro non sa neanche la charge. Che non esulta. Che non esulta. Moise, rispondi con i gol. Bravo Moise. Bello, da bomber vero, da bomber vero. Ma adesso tu lo insulti. Sono stato l'unico a difenderlo. Ma ho detto che era la sua notte. Sempre io a difendere Ken. Fischi per lui, fischi per lui. Grande Moise. Bellissimo il cross. Bellissimo di Kostic. Il cross. Messo titolare al Fanta. Non c'è nessun fuori gioco. Mamma mia, che palla, palla visionaria che ha messo. Ma grande Coni De Winter. Uno di noi, Coni. Uno di noi, Coni. Hanno iniziato benissimo De Winter. Sai che? Piazza. Subito palla avanti. McKennie di testa. Bellissimo. Per Vlahovic che gira. Madonna, Vlahovic stasera. Kostic. Però ci ha provato, era buona. Bravo, comunque bravo. Difficile. Infatti. Ancora Rabiot per Vlahovic che sta imparando a gestire la palla, e ragazzi. Come le movenze. Ancora Kostic di nuovo per Rabiot. Ken, Ken. Mamma, bravo, visto rigore. Bene. Vlahovic, Vlahovic. Bravo il difensore qui, ma Vlahovic un po' male. Bravo, Juventus, bravo. Si recupera subito. Allora, va bene Juventus, va non bene. Non so se è solo gasato, però si muove in modo diverso Vlahovic. Sì, è molto meno impacciato, è molto meno palo, esatto. È molto meno palo. Che gestisce Empoli tutta schiacciata nella prima metà. Bonucci lancio è perfetto per Kostic che si trova sempre lì. Cross di Kostic, De Winter la mette in angolo. Vicario è riuscito malissimo. Raga, ma Kin che sta bullizzando De Winter dobbiamo prendere come una cosa positiva o negativa? Allora voi direte sì, ma Allegri mica fa le formazioni in base a queste cagate. No, Allegri ha detto ci abbiamo ex per sta partita. Sì, Rugani mettiamo, l'ha messo e spera che segni. Attenzione che c'è un buco, Rabiot, Rabiot, Rugani, 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 Rugani. Rugani, bravo. Recupera palla, Rugani dribbla e invece no, la spazza come il maestro Giorgio Chiellini gli ha insegnato. Daniele Rugani è il pilastro sul quale si fonderà la nostra difesa in Serie A. Se lo fa passare tutta la gara. Attenzione, Daniele, Rugani a campo. Il nostro terzino destro, Rugani sale, Rugani sale. Guarda lì, passaggio perfetto per McKennie. Quadrado, bello. Quadrado può puntare Parisi. Quello scarsone di Parisi. Ma Quadrado il dice triangolo, no. Triangolo Rugani McKennie so. Quadrado. Attenzione, si è sciolto. Si è sciolto, ragazzi. Si è sciolto. Si è sciolto. Madonna, è pazzissimo. Rabiot, Rabiot. È pazzissimo. Pallone per McKennie. Ancora Rabiot. Capelli sciolti, ragazzi. Il Duca. Pallone per Quadrado. La mette in mezzo. Vicario esce benissimo. Pallone per Locatelli. Deviato. Ancora Locatelli. Ancora stiamo giù. Attenzione Kostic sul cross. La Juventus spinge. La Juventus spinge. Parisi va via. Rabiot è un impazzito. Ah! Testa. Mamma mia, con quei capelli sciolti cosa è diventato. Questa azione può diventare epica. Chiudiamola con Locatelli, allarga tutto. Questa azione deve finire con un gol, perché c'è qua bello, Quadrado. Pallone per McKennie. Ancora Quadrado. Però ragazzi, non hanno i piedi. Non hanno i piedi, ragazzi. Cioè McKennie il passaggio per Quadrado è scandaloso. Dipende da bere. Quadrado allarga tutto per Danilo. Danilo, Danilo che ormai fa la mezzala giunta. Danilo allarga tutto per McKennie. E si butta dentro. C'è Quadrado, c'è Quadrado. McKennie deve mettere in mezzo. Perché? Gliel'ha toccata. Gliel'ha toccata prima. Mannaggia. Bravo Moise, bravo, c'è anche lì. Madonna, gliela sporcata il lupo Luperto. No. Se l'è mangiato. Allora se l'è mangiato. Se l'è mangiato. Ha visto alla fine. Mannaggia. Noi ogni volta ci proviamo a difendere Ken. Però. Io c'è il team Moise, io ci provo però. Mamma, Quadrado, buttalo fuori, dai, metti su lei a tutta faccia. Cioè, per fortuna che questi sono scarsi. Mamma mia. Che quello ha tirato su Szczęsny. Ma tutta fascia, basta, metti su lei, basta, rotto il c***o. È stanco, ma non deve giocare più, deve riposarsi. Ho capito che non abbiamo altri, però non basta. È lucido, dai, non puoi fare queste cose. Ma non è, ragazzi, non è scarso, non può giocare tutte le partite 90 minuti, tutto qui. Basta. Quadrado, 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 Quadrado per palla, Rabiot. Rabiot la gestisce così.
La palla sì. per Beonucci. E il nostro terzino destro, perché che fa un tacco? Palla che arriva a Vicario, porca puzzola. Quadrado, quadrado, pallone per Meccani, bellissimo Meccani! No! Va bene, va bene, va bene. È addosso, va lì il sigillato. Bravissimo qua quadrado, mamma mia quadrado, però qui male. Finita. Fischia Fabri! Bravo. Va bene. Primo tempo 1-0, non un bellissimo. Seconda parte di primo tempo. Sembra la Juve. Dal ventesimo in poi siamo morti. Sì, sembra la Juve, ragazzi, solita. Però quantomeno siamo in vantaggio. Ripartiti col secondo tempo di Juventus. Empoli. Beritz. Locatelli, Locatelli. Mamma mia, Udini! L'hai visto come ha nascosto la palla? E si è nascosto anche lui stesso. Bravo. Gli carezza l'erba in realtà. Sai che non sono neanche pronto a esultare. Cioè proprio non vedo possibilità di gol in questo angolo. Meccani! L'ho detto! Ne fa 10 Weston quest'anno. Ne fa 10 su assist di quadrado. Weston! Sono pronto ad esultare. Infatti io mi ho detto ma non abbiamo segnato, cioè. Va bene, va bene. Un Harry Potter. Ma raga, il problema è che ogni volta io dico guarda questo è il gol sull'angolo. Adesso ho detto facciamo al contrario. Non c'è nulla, non c'è nulla. Signor Fabri, signor Fabri, l'ha spinto, l'ha spinto. Oh, l'ha fatta la fare. Botta, botta. Salve, gli ha dato un pugno. Non c'era nulla però. Spinto, bravo. Spinto, voglio VAR. Rivediamo dal VAR. Fischi adesso, fischi. Oh! Sì, ancora testa a testa. Ancora 3 contro 1, dai. 4 contro 1. Ha cerchiato. Che fa Fabri? No, Fabri. E mai addosso a Bonuccio? No, no, le pacco. Oh! Dai il giallo, dai. A sto buffone. Ma no, a tutte e due, solo a lui lo dà, no? No, a tutte e due le ha dato. Tutte e due, a tutte e due. Chiuso. Locatelli, ragazzi, oggi. Oggi Locatelli. Pallone. Oh! Che? No. A me sembrava regolare. A me sembrava fuori gioco. Ho detto esulto perché è giusto così. Sì, avanti nella vita. Pensa. Stiamo giocando a Emanuele, il calcio più bello che si possa vedere in Europa. Al momento, eh. Cioè, se segui solo la Juventus. In questo momento della settimana. A meno che non stiamo giocando altre partite. Sto giocando il Paris Saint-Germain. Ma il PSG non gioca da squadra. Non gioca da squadra. Il secondo miglior gioco che si possa vedere in Europa in questo momento. Rabiot per Kostic. Via la... Ragazzi siamo 5 contro via. 2. No! Sì? Allarga tutto! Sì? No! Sì! Arcadius! Dai raga però 5 contro 2 mannaggia. 5 contro 2 questo lo devi segnare. Sì, ma è uscita tutta l'azione. Perché il primo passaggio è stato sbagliato. Rabiot! Cosa ha tolto Vicario? Entrato! Entrato! Come Cristiano Ronaldo contro l'Atletico. Sì, due su angolo, 3-0 e siamo diventati fortissimi. Adrien, adesso quanti gol? Adrien già 3 gol stagionali. Ve l'avevamo detto, ve l'avevamo detto. Bravo Adri. E chi ce l'ha il Mise? Madonna Mise. E chi ha fatto il cross? Quadrado. Cioè bello, ma non ce l'abbiamo al fantacalcio. Attenzione, Irin Junior all'esordio e niente spazio per Mattia Sule. E fagioli. Fagioli? Ah, no, dico né fagioli né Sule. Ma i fagioli me l'ho dimenticato. Mentre Irling coso gioca. Attenzione. Quadrado, terzo cross, terzo. E che cosa l'ha mangiato? Se l'è divorato. Se l'è divorato l'attaccante più forte del mondo. Si è divorato un gol. Un gol enorme. Terzo assist di Quadrado. Come se l'è mangiato. Si è mangiato. Se l'è mangiato. Qua Filippo è quando esageri. Come se... Qua Filippo, quando vuoi esagerare vuoi fare il gol perfetto. Lì bastava tirarla in porta. Se l'è mangiato, se l'è divorato. Bravo così, dai, bravo, bella sì. partita. E benvenuto nella nostra Serie A Eiling Junior, gran giocatore. Quanti gran anni giocatore. Ha? È Junior? È Junior. Quanti anni ha? Ma anche quando cresce rimane Junior. Sì, come Neymar. Ma che forte, ragazzi. Rabiola, è forte Eiling. È forte Eiling. Molto forte, fa gol assist. È fortissimo il Locatelli, Miretti! Miretti! No! Che parata! No! Peccato!
Beh, è stato bravissimo, cioè bravissimo Erling, bravissimo, bravissimo Fabio. Erling Junior. Guarda, bella la finta. Ma che parata di Vicario. Bravissimo Vicario, peccato, bello tutto, raga. Oh, siamo a 19 punti, incredibile, sono un sacco. Ma cosa? 19, siamo vicino ai 20. Ah, vero, c'è cioè Milan Monza. Comunque, come hai detto tu, era fondamentale vincere questa, ragazzi. Domani è giornata importante. Molto, Kia, molto. Però va bene, dai. Bonucci recupera Erling ancora. Erling. Erling. Che è Erling? Erling. Sì, ho detto Erling. Sì, hai detto Erling da tutta la vita. E io ti dicevo Erling. E tu... Erling. Sì, ma io sulla maglia ho letto Erling. Quindi... Vabbè, ok, sei oro, perché te lo dico. Beh, Erling, raga. Oh, degli innocenti. Il silenzio. Silenzio. Degli innocenti. Tra l'altro, pediatrica, sponsor sotto. Degli innocenti. È uscito Vlahovic. Stiamo giocando alla grande. Abbiamo creato 20 palle. Sì, sì, ma è palesemente il problema della Juventus. Io ho sentito su Twitter dei tweet in cui la gente, cioè qualcuno diceva: ma chi è che dice che è il problema? Ragazzi, è palese che sia il problema della Juventus. Vero, Vlahovic problema numero uno. Cioè esce Vlahovic, ragazzi, 20 palle. Dominio assoluto. Poi toglie spazio a Kina, Milik. Cioè, Ken è quasi doppietta, lui niente. Ogni volta, ma non gli arrivano i palloni. Perché Ken ha avuto 4 palle gol e lui 0? Ma che tiro ha fatto? Non è che dici. Perché Milik ha avuto 3 palle gol e lui 0? Ragazzi, anche per voi il problema è Vlahovic, vero? Cioè, tutti d'accordo, ragazzi. Grande Adri! 10 gol con la Juventus. 4 anni però. Mi ha detto che li recuperava. Arriva. Siamo meritato. A 4 in stagione. A cosa? A novembre. Meritato. Ottobre. Il 4-0 meritato. Fischi. Fischi della Juventus Stadium. Fischi. Ragazzi, siamo tornati più forti di prima. Filippo. Era fuori gioco. No. E vinceremo questo scudetto. Vinceremo.